Milano, 16 febbraio 1979. Alle 3:15, come ogni giorno, Pierluigi Torreggiani si appresta a riaprire la sua gioielleria situata in via Mercantini 2A, a pochi passi da piazzale Bausan, all'estrema periferia nord di Milano. E a bordo della sua auto una Ford Fiesta. Alla guida c'è sua figlia Marisa, sul sedile posteriore l'altro suo figlio, Alberto, di 15 anni. L'auto entra nel garage in via Mercantini 6. Pierluigi e suo figlio Alberto scendono mentre Marisa va a parcheggiare l'auto, un ritardo che probabilmente le salverà la vita. Pierluigi Torreggiani e suo figlio percorrono a piedi 15 metri che del garage portano alla gioielleria. Non si accorgono di essere seguiti da due ragazzi, che all'improvviso li superano e iniziano a sparare. Puntano le loro armi contro Pierluigi Torreggiani per ucciderlo. Mirano la testa, il cuore e allo stomaco. Il gioielliere tenta una reazione. Estrae la pistola che porta sempre con sé, una Smith & Wesson. Spara 3 o 4 colpi prima di crollare sull'asfalto. Anche il figlio Alberto cade a terra, ferito da un colpo di pistola. Pierluigi Torreggiani muore durante il trasporto al vicino ospedale Niguarda. Alberto sopravviverà, ma resterà paralizzato alle gambe, per sempre. I due terroristi fuggono a bordo di una Opel Ascone marrone, guidati da un terzo complice. Percorrono poche centinaia di metri, fino al numero 1 di via Varchi, dove abbandonano l'auto e salgono su una Renault 4 rossa, guidata da un quarto terrorista. Un automobilista di passaggio assiste alla scena e prende nota del numero di targa della Renault, che risulterà intestata alla madre di uno dei terroristi. Un dettaglio che permetterà di individuare ed arrestare tutti i componenti dei PAC, i proletari armati per il comunismo. Nel frattempo, all'ospedale Niguarda, i medici scoprono che Pierluigi Torreggiani indossa un giubbotto antiproiettile, una precauzione che non ha impedito ai due proiettili di raggiungere il suo cuore. Pierluigi Torreggiani è nato a Melzo, in provincia di Milano, il 21 novembre 1936. Quando è ucciso ha 42 anni. Inizia a lavorare come orefice all'età di 12 anni, insieme al padre Giacomo. Si sposa con Elena, ma non avranno figli. Durante un suo ricovero presso l'Istituto dei Tumori, conosce una vedova, malata terminale. Le promette che si sarebbe preso cura dei suoi 3 figli. Alla morte della donna, Torreggiani e sua moglie adottano i 3 giovani ragazzi, Marisa, Anna e Alberto. La figlia maggiore Marisa affianca suo padre nella gestione della gioielleria. E con lui anche la sera tra il 22 e il 23 gennaio 1979. È quasi mezzanotte. Torreggiani e sua figlia hanno partecipato a una trasmissione presso una televisione privata, Antenna 3, che ha i suoi studi a Castellanza, nel Varesotto. Insieme ad alcuni amici decidono di andare a mangiare presso il ristorante Transatlantico, in via Malpighi 3, vicino a Porta Venezia, a Milano. Ha con sé una valigetta di gioielli e una pistola calibro 38, regolarmente denunciata. Ha già subito un'aggressione e con quella pistola si sente più sicuro. All'improvviso, 2 uomini armati di pistola entrano nel ristorante e minacciano i presenti. Torreggiani tenta di bloccare uno dei 2 rapinatori. Il complice spara all'impazzata. Un altro cliente reagisce e spara anche lui, colpendo a morte il secondo rapinatore. Nel frattempo, un cliente prova a scappare insieme alla sua fidanzata, ma sulla porta del locale si imbatte in un terzo rapinatore che spara e lo uccide. Anche Torreggiani resterà ferito leggermente. Il giorno dopo, la notizia della rapina è su tutte le prime pagine. I giornali mettono in evidenza la reazione di Torreggiani, descrivendolo come uno sceriffo in borghese o giustiziere a Milano. Anche i terroristi dei PAC leggono la notizia sui giornali. Decidono che Pierluigi Torreggiani deve essere punito. La sua reazione ha impedito un esproprio proletario. Per i PAC, i proletari senza lavoro e senza reddito hanno diritto di compiere rapine contro i capitalisti. Peccato che, dopo molti anni, si scoprirà che i rapinatori del ristorante Transatlantico non erano poveri proletari, ma mafiosi appartenenti alla banda di Angelo e Paminonda. Ma per i PAC, Torreggiani è un gioielliere e quindi un porco capitalista. E questa è una valida motivazione per punirlo. Punirlo con un'azione esemplare che attiri l'attenzione di tutti i giornali e che serva da lezione per tutti coloro che volessero imitare Torreggiani. Per questo motivo i PAC, quel 16 febbraio 1979, decidono di compiere un'azione mai tentata da altri: uccidere 2 persone contemporaneamente in 2 luoghi distanti tra loro. A Milano, uccidendo Pierluigi Torreggiani, e a Santa Maria di Sala, vicino Venezia, uccidendo Lino Sabbadin, un piccolo macellaio.
Lino Sabbadin gestisce una piccola macelleria di famiglia, insieme alla moglie e ai figli. Pochi giorni prima del Natale 1978 subisce una rapina. Due uomini minacciano con le pistole i clienti e la figlia di Lino Sabbadin, che reagisce sparando contro uno dei due rapinatori, uccidendolo. Per la famiglia Sabbadin inizia un periodo di terrore. Telefonate anonime a tutte le ore e scritte di minaccia sui muri del negozio. La notte di Natale una cassetta di tritolo distrugge le vetrine e gli arredi della macelleria. La notte di San Silvestro una telefonata minaccia di uccidere Sabbadin e la sua famiglia. Per gli omicidi di Torreggiani saranno condannati Giuseppe Memeo, Gabriele Grimaldi come esecutori materiali, Sebastiano Masala come concorrente, Cesare Battisti, Sante Fatone e Luigi Lavazza come ideatori, Arrigo Cavallina e Pietro Mutti come mandanti.